la strada perché sia giustizia e libertà nella nostra Italia. Prima di dare la parola all'oratore ufficiale, professoressa Giuliana Bertacchi, dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, la parola al rappresentante del consolato russo che porta il suo saluto. Italiani, Padre Santo, autorità e signori sindaci e cittadini di Carnalba, da parte del popolo russo e governo russo vorrei esprimere i profondi sentimenti per la memoria dei soldati russi caduti qua in Italia, per la libertà dell'Italia e della Russia nella lotta contro fascismo e nazismo. Grazie. Il popolo russo ha perso 27 milioni dei figli e noi non possiamo dimenticare questa guerra, terribile guerra. Non possiamo dimenticare i partigiani italiani che con noi contro fascismo e nazismo hanno preso la libertà per il popolo italiano e per il popolo russo. Quando ho visitato l'anno scorso questa cerimonia, ho detto che mia madre ha perso 4 membri della famiglia e purtroppo praticamente ogni famiglia in Russia ha perso qualcuno. E perciò siamo molto grati per questa memoria dei nostri soldati, per i nostri partigiani, e questo molto bene, questa gran tradizione è per giovani, per tutti noi, questa memoria della nostra vita, della nostra civiltà. Grazie a tutti voi. Il sindaco